Buongiorno ragazzi, questo video che vedrete fra poco è girato a Maulbronn, luogo importantissimo dove Hermann Hesse ha ambientato il suo meraviglioso libro Narciso e Bocca d'Oro. Hermann Hesse ha studiato in questo convento per 2 anni e ha tratto ispirazione per i luoghi dove è ambientato questo meraviglioso romanzo qua. Stiamo entrando in questo monastero, che è un complesso cistercense negli anni in cui è ambientato il libro di Hesse. Ora è diventato una chiesa con una scuola dove appunto ha studiato Hermann Hesse. Hermann Hesse in effetti ha studiato 2 anni in questa scuola, poi se n'è andato non troppo felice dell'esperienza. Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereingangs von Maria Bronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum. Davanti all'arco d'ingresso, retto da colonnette gemelle del convento di Maria Bronn, sul margine della strada c'era un castagno, un solitario figlio del sud, che un pellegrino aveva riportato da Roma in tempi lontani. Un nobile castagno dal tronco vigoroso. La cerchia dei suoi rami si chinava dolcemente sopra la strada, respirava libera ed ampia nel vento. In primavera, quando intorno tutto era già verde, ed anche i noci del monastero mettevano già le loro foglioline rossicce, esso faceva tendere ancora a lungo le sue fronde. Poi, quando le notti erano più brevi, irradiava di tra il fogliame la sua fioritura esotica, d'un verde bianchiccio e là, la sua fioritura esotica. Questa è l'introduzione e il primo capitolo di Narciso e Bocca d'Oro. Naturalmente castagni qui non ce ne sono, però ho voluto iniziare questa parte di fronte al monastero di Maulbronn. Im Maulbronner Kreuzgang, verzaubert in der jugendgrünen Tale, steh ich am musigen Säulenschaft gelehnt und horche wie in seiner grünen Schale der Brunnen klingende Gewölbe dehnt. Nun singet Wasser tief in eurer Schale, mir ward das Leben längst ein flüchtig Kleid, nun tummle jugendlich in meinem Tale und labe dich am Traum der Ewigkeit. Eccoci nel chiostro del convento, che vi faccio vedere immediatamente. Bellissimo. Dov'è? Narciso e Bocca d'Oro avevano i loro colloqui, parlavano fra di loro. Posto carico di cultura. È divisa in 2 parti. Nella parte dove ci troviamo adesso stavano i conversi, cioè quelli che non erano frati, e dall'altra parte, che adesso andremo a visitare, invece ci stavano i frati cistercensi. See.
Herbsttag in Maulbronn. Okay, Sauerkraut und Regen. Ma una giornata a Maulbronn non può terminare senza bere con i nostri amici del vino che viene lì prodotto. Questo vino si chiama Helfinger. Ricominciamo. Ma una giornata, come si dice, come si legge questo qua? Helfinger. Non sente l'R, non è Helfinger. No, ma una giornata al monastero non può finire senza bere con gli amici del vino Helfinger. Che cosa significa Helfinger? Vuol dire l'undicesimo dito. Ma perché? Nel monastero c'era una botte attaccata ad una colonna dalla quale scendeva del vino. Questo vino si raccoglieva in una specie di piccola pozza alla base della colonna. E i monaci potevano alla fine del pasto intingere le proprie dita e così bere piccolissimi sorsi di vino. Un monaco particolarmente goloso un giorno disse: ah, peccato non avere 11 dita. E da quel giorno il vino della produzione del monastero si chiamò il vino delle 11 dita. E noi lo beviamo insieme ai nostri amici, con Rebecca, con Berna, con Giovanna, e brindiamo la vostra salute.